Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti alla 12ª puntata del radiodramma tratto dal romanzo di Carolina Invernizio, Il bacio di una morta. Nell'episodio precedente, Guido, riconosciuta Nara nella nuova stella del teatro, decide di incontrarla dopo lo spettacolo, nascondendosi nella sua carrozza. Nara, che lo aveva riconosciuto nel pubblico, è felice di quell'incontro e invita Guido a cenare con lei. I due cenano insieme e poi passano la notte insieme. Inizia così la storia tra Guido e Nara, anche se quest'ultima scopre solo in un secondo tempo che Guido è già sposato e inizia ad essere gelosa della moglie. La ballerina parve convinta, ma in cuor suo già rimuginava mille pensieri di vendetta verso Clara, che intanto soffriva per la freddezza del marito che non sapeva a quale ragione attribuire. Guido però parve tornare a lei quando la giovine fu madre. Oh, la dolce ebbrezza di Clara quando poté stringere tra le braccia la sua bambina, la sua creatura. Ella assomiglia tutta a te. No, al tuo viso d'angelo. Tu l'amerai lo stesso, sebbene sia una bambina, non è vero? Oh sì, la chiameremo Lilia. Io vorrei chiamarla Alfonsina. Ebbene, la battezzerai col nome che più ti piace, ma io preferisco chiamarla Lilia. Così la piccola creatura ebbe due nomi. Nei primi giorni Guido si mostrò molto premuroso con la giovane madre e molto tenero verso la piccina, ma poco a poco cominciò ad allontanarsi di nuovo da casa e passava tutte le sue giornate, le sue notti, ai piedi di Nara. Nara si era fatto un alleato nel servitore di fiducia di Guido. Da lui seppe come Clara fosse divenuta madre. Con lui concertò i mezzi per perdere quell'innocente creatura. Il cameriere di Guido aveva sospettato un giorno del fratello di Clara, credendolo un amante. Una mattina Clara sedeva accanto alla culla della sua bambina e, in quel visino d'angelo, cercava di soffocare i tormenti del cuore. Ormai ella non aveva dubbi. Il suo Guido non l'amava più e si mostrava verso di lei di una freddezza crudele. Alle sue lacrime rispondeva con una scrollata di spalle e con un riso sardonico. Nei primi tempi Clara fu persuasa che Guido fosse in collera con lei perché aveva fatta una bambina. Ma quando vide che sfuggiva i suoi baci, che passava le notti lontano da casa, sentì istintivamente che il cuore di Guido aveva cessato di essere suo. Se almeno Alfonso fosse stato vicino a lei. Se egli fosse qui, le mie lacrime si asciugherebbero. Egli saprebbe consolarmi. Povero Alfonso, ma a chi devo io confidarmi? Devo far vedere la ferita del mio cuore a gente che non mi comprenderebbe o si riderebbe di me? Ad un tratto si scosse, perché aveva sentito aprirsi la porta di camera sua e qualcuno entrare nella stanza. Clara si voltò alla vista di Guido, pallidissimo, col viso contratto, che si avanzava con una lettera fra le mani. Guido si avvicinò a lei senza preambolo. Questa lettera è indirizzata a voi, signora. Sì, questa lettera è di mio fratello. Vostro fratello? E da quando in qua, signora, avete un fratello che vi scrive «Mia adorata Clara» e si firma semplicemente «Alfonso»? Clara divenne vermiglia, alzò gli occhi e rispose dolcemente: Guido, io non ho avuto che un torto, quello di non averti detto mai nulla di lui. Ma se si fosse trattato soltanto di me, non avrei esitato. Ma volevo salvo l'onore di mia madre, il rispetto al padre mio. Che fandonie mi andate raccontando? Credete che io vi presti fede? Guido, ho io mai mentito con te? Io non ho qui prove per dimostrarti che quanto ti dico è la pura verità, ma in nome di quest'innocente ti giuro, Guido, che Alfonso è mio fratello. Quell'innocente? E chi mi dice che cotesta creatura a cui ponesti il nome di lui sia mia? A quell'atroce insulto
La madre si drizzò fiera dinanzi alla culla della figlia. Uscite, signore, perché dopo le parole che avete pronunziate mi sembra impossibile che il soffitto non debba crollare sul vostro capo. Nella sua esasperazione Guido aveva gli occhi iniettati di sangue, la spuma alle labbra, fece due passi innanzi e disse con voce sorda, minacciosa: queste sono parole, parole, ma il mio servo fu testimone del tuo disonore. Egli potrebbe riferire che mentre soffrivo in letto per la mia ferita, tu, nelle braccia di un altro, tu, la femmina pudica, ti beavi d'amore. Tu non avevi vergogna di insultarmi sotto lo stesso mio tetto. E quell'uomo che tu baciavi era tuo fratello. Di la verità, era tuo fratello? E dette in uno scoppio di risa. Clara era divenuta pallida, ma rimase ritta dinanzi a lui. E lo stesso di lei silenzio era spaventevole. Non una lacrima le bagnava le palpebre, ma il suo sguardo fisso sul marito era colmo di disprezzo. Quello sguardo l'annientava. Alfonso è mio fratello e se io ho un torto è quello di non avervelo mai confidato. Guardate quell'angelo che sorride nella sua innocenza mentre voi insultate sua madre ed osate ancora ripetere che quella creatura non è vostra. Sì, lo ripeto. Voi siete un vile perché continuate ad insultare una debole creatura che non può difendersi. Ma Dio saprà un giorno toccarvi il cuore, mostrarvi la verità dei miei detti. Andate. Guido non si sarebbe mosso. Forse la sua coscienza gli diceva in quel momento che egli aveva compiuto un'azione spregevole. Forse tutta la vita di quella creatura non era stata una continua sincerità, una continua abnegazione. Non poteva il servitore aver mentito. Forse Clara asseriva il vero. Quell'Alfonso doveva essere un figlio naturale del conte e la fanciulla, perché nessuna macchia oscurasse l'onore della famiglia l'aveva tenuto nascosto. Guido era sul punto di cadere in ginocchio e chiedere perdono dei suoi infami sospetti quando la portiera si alzò ed il cameriere apparve. La signora Nara chiede il permesso di vedervi. Nara? A quel nome Guido sobbalzò come tocco da una pila elettrica, mentre Clara diveniva pallida come un cadavere e si stringeva vieppiù vicino alla culla di sua figlia. Falla passare nel mio gabinetto. Nara trionfava. Ella si era servita di un vile domestico. Da costui aveva saputo come la moglie di Guido era di una bellezza ammirabile e come tutti l'adoravano. Ma io la so più lunga sul conto di lei. Queste parole furono per Nara un lampo di luce. Ella capì che quel servo possedeva un segreto da tutti ignorato, un segreto il cui possesso l'avrebbe vendicata della donna che odiava e le avrebbe dato in piena balia Guido. Quanto vuoi per vendermi il tuo segreto? Ma io voglio bene la mia padrona. Sei dunque suo complice? Questo poi, no. E non ti preme l'onore del tuo padrone? Il servo ebbe uno strano sorriso, quasi insultante per Nara. Ascoltami, se tu rifiuti di servirmi, appena torna Guido gli dico che tu, abietto servo, hai avuto il coraggio di violentarmi e ti faccio scacciare, intendi? Scacciare sui due piedi, mentre se tu mi aiuti, una parte dell'oro che mi passa fra le mani sarà tuo. Comandatemi ed io ubbidirò. Dimmi, dunque, quello che Guido ignora. Il domestico raccontò l'incontro di Alfonso e Clara, l'emozione dei due giovani, i furtivi baci scambiatisi. Ah, quella donna così pura, quella nobile contessa ha dunque un amante? Sì. Ed è bello? Giovanissimo. Biondo, un viso da fanciullo, una timidezza da collegiale. Come si chiama? Alfonso. Si vedono spesso? Da quel giorno che li sorpresi non li ho più visti. Egli deve essere fuori d'Italia. E allora come fanno? Se non si vedono, si scrivono e le lettere vengono indirizzate alla governante della contessa. E sai tu dove nasconde le lettere?
in un cofanetto che è in camera sua. Ebbene, se tu sei capace di portarmi una di quelle lettere, te la pago 1000 franchi. Mi proverò. Il giorno dopo, il domestico si presentava trionfante con la lettera rubata. Nara l'aprì con mano convulsa e, quando l'ebbe letta, un trionfante sorriso le passò sulle labbra. La lettera diceva: «Mia adorata Clara, da lungo tempo non ho tue nuove e sono inquieto, agitato. Lontano da te la mia vita scorre triste ed il mio sogno sarebbe quello di volare fra le tue braccia, di ricominciare la vita inebriante condotta per tanti mesi. Ti ricordi, mia Clara adorata, di quei nostri colloqui segreti in cui l'anima si espandeva tutta, di quei convegni furtivi da innamorati, oh mia diletta? Nei miei studi ho potuto conoscere come la natura umana sia fragile, ingombra di meschine passioni, ma vi sono degli affetti sublimi, incancellabili, che il tempo non fa che aumentare, la lontananza li accresce, li raddoppia. Questa fiamma casta, eterea, è quello che io provo per te, mia adorata Clara. Nei miei sogni di fanciullo io vedo la tua dolce immagine dinanzi a me, io aspiro il profumo inebriante dei tuoi capelli, l'alito delizioso delle tue labbra di rose. Non dimentico quanto io ti costai, quanto facesti per me. Se io sono qualcosa, se ho diritto di parlare della mia felicità, è perché a te la debbo, mia Clara. Essere amato da te, poter un giorno vivere a te vicino, è questa la mia aspirazione più grande. Nella mia solitudine, nel mio lavoro, è sempre la tua immagine che mi sorride e mi dà coraggio. Fra pochi giorni, Clara, io sarò a Madrid, raccomandato da una famiglia di negoziananti, che dicono persone assai buone ed oneste. La carriera che ho scelta mi piace assai, era proprio questa la mia vocazione e tu l'indovinasti, Clara mia. Scrivimi a lungo, parlami di te, della tua creatura che desideri mi somigli, alla quale metterai il mio nome. Spero di venire presto a passare qualche tempo con te, ti avvertirò, ma che nessuno lo sappia, perché il tuo Guido non debba mai sospettare della mia esistenza. Non pronunziare mai in faccia agli altri il mio nome, basta che tu l'abbia scritto nel tuo cuore, come il tuo è scritto nel mio. Ti bacio 1000 volte e ti prego di nuovo, mia Clara adorata, a rispondere subito al tuo, in eterno, affezionato, Alfonso». Chi non l'avrebbe creduta colpevole? Ingenua creatura che credeva bastasse una sola parola per togliere ogni sospetto. Ella non conosceva ancora il mondo, non sapeva quanto fosse maligno nei suoi giudizi. Non sapeva che la menzogna è creduta più della verità. Tutti gli uomini hanno dunque una maschera di ipocrisia sul volto. Quando Guido entrò nel suo gabinetto, dove il domestico aveva introdotta Nara, era vivamente contrariato e una sorda collera gli bolliva in petto. «Voi qui? Voi, Nara?» La ballerina aveva un'aria triste e i suoi occhi rossi parevano aver versate molte lacrime. «Io, sì, temevo per te, Guido. Ah, sono ben colpevole». «Perché?» «Per averti consegnata quella lettera fatale che tu mi sorprendesti a leggere e che mi rapisti. La tua collera mi fece spavento. E quando ti vidi correre via furibondo, credetti di divenire pazza. Feci allora attaccare subito la carrozza ed eccomi qui». Ella finse di barcollare. Guido la sostenne e la maliatrice creatura rovesciò il suo capo sulla spalla di lui, fissandolo coi suoi occhi umidi, velati. «Sei bella, Nara. Sei bella ed io ti amo». Lasciami, tu dimentichi che tua moglie potrebbe venire qui». «Ebbene venga. Non ha ella ricevuto l'amante in casa mia, mentre ero a letto, sofferente per la ferita? Non si consolava fra le braccia di un altro? Che mi importa dunque di lei?» E se la contessa fosse innocente?» «Non hai tu stessa letta la lettera di quell'Alfonso? E tu la difendi?» «No, ella non lo merita. Io la scaccerò da questa casa, che contamina con la sua presenza». «Ascoltami, Guido, non precipitiamo le cose e soprattutto cerca di evitare lo scandalo. Infine, tu non hai altra prova della colpa di tua moglie che questa lettera. Ora l'amante è lontano e forse non tornerà tanto presto. Se tu eseguisci le tue minacce, il mondo darebbe la colpa a te, perché il mondo conosce la nostra relazione
ritiene tua moglie una santa e scaglierebbe anche su di me il suo anatema. Tu, mio angelo, tu che mi ami tanto, ah, guai chi osasse sparlare di te! Lasciami finire, Guido, lasciami dire quello che io voglio da te. Comanda. Tu non dirai più una sola parola a tua moglie, ma fino da stasera dividerete il vostro appartamento. Questo l'ho fatto da un pezzo. Ah, se tu non avessi moglie, Guido. Ebbene? Come saremmo felici, amico mio. Non ci lasceremmo mai, mai più. Io sono stanca della vita d'artista che conduco e vorrei passare tutta la mia esistenza ai tuoi piedi. Oh, Nara. Ma non ne parliamo, è un sogno. E perché? Forse che non possiamo vivere insieme anche vivendo mia moglie? Ah, non è la stessa cosa. Volere o no, di faccia al mondo sei il marito di lei e io sono sempre la tua amante. Ah, non una parola di più o mi farai impazzire. Tu che meriteresti di essere adorata come una santa mentre colei... Via, Guido, calmati. Tu hai promesso d'ubbidirmi. E ti obbedirò. Devi essere il mio schiavo. Le tue catene mi saranno sempre dolci. Ebbene, io comando e voglio che tu non faccia più alcuna allusione di quella lettera a tua moglie. Tua moglie è ricca molto? Ha di suo una sostanza di 3 milioni. E questa sostanza andrà tutta a tua figlia? Mia figlia? Nara, te ne prego, non parlarmi di mia figlia, perché il sangue mi va di nuovo alla testa. Non capisci che mia moglie ha messo a quella creatura il nome del suo amante? Ascoltami, ora tu verrai con me. Ho diverse cose da dirti e qui non mi sembra di essere sicura. In quel momento il cameriere aveva alzata la portiera. Guido si mosse con impeto. Chi ti ha detto di venire? Che vuoi? Domando perdono al signor Conte, ma credo bene avvisarla che la signora sta molto male. Che cos'ha? Che le è accaduto? Avete chiamato il dottore? Sì, signor Conte, la cameriera è entrata in camera della signora, l'ha trovata stesa sul tappeto, svenuta. Ha chiesto subito soccorso. La contessa fu messa a letto, ma nonostante le abbiano fatto respirare delle essenze, le abbiano bagnate le tempie con dell'aceto, non è stato possibile di farla rinvenire. Se il cuore della signora non battesse, la si direbbe morta.